Ciao a tutti cari amici di Fish Project, questa sera andremo a fare un'uscita di pesca e in particolare, visto che le maree non sono così forti per pescare a spinning, pescheremo a traina. Ora andiamo verso la zona dove di solito si catturano le nostre amate aguglie che utilizzeremo appunto per fare la traina. Arrivati sul punto dove di solito peschiamo le aguglie e adesso cercheremo appunto di prendere con bombarda e camola. Montatura che abbiamo visto su un video, sul video precedente, che vi lascio il link, così potete rifarvi la montatura. È una cagnina che di solito si tiene in barca, abbastanza compatta, quindi può essere di 100.000 tipi. Non è che serva una canna così sofisticata per prendere le aguglie, anche perché ha di solito una vitaccia questo tipo di canna, perché viene lasciata a bordo e quindi si becca tutta la sardina della stagione. E adesso ci andiamo ad innescare la nostra bellissima camola. Perché usiamo le camole? Perché non sporcano, non puzzano e durano parecchio a bordo. Potete lasciarle anche su qualche gavone, magari uno un po' fresco che non sia a diretto contatto col sole, e loro durano anche settimane. Inneschiamo così per evitare che l'aguglia ingoia tutto e si freghi il nostro amo. Se si frega il nostro amo, l'aguglia ha una vita più breve. Invece, se riusciamo a togliere l'amo dalla bocca, ha sicuramente una vita più lunga. Noi abbiamo già pasturato un po' la zona con della pastura a base di sarda e pane, e adesso andiamo a cercarle a galla. Non abbiamo preso un cazzo. E adesso che facciamo? Beh, diciamo che ci sono alternative oltre che a prendere l'esca viva per pescare i serra. E due delle quali vogliamo confrontare questa sera sono l'aguglia di gomma contro l'aguglia presa in supermercato. Alcuni hanno la fortuna appunto di avere su qualche supermercato, sul banco del pesce, trovare anche le aguglie morte. E perché no? Proviamo a usare anche quelle, visto che il serra ha la fama di essere un pesce che mangia praticamente tutto. E quindi questa sera poi andremo a confrontare le aguglie dette Mortimer, ok, contro la bellissima aguglia della Savage, della quale abbiamo già parlato in passato. Abbiamo fatto un video che poi vi linko qui sopra, così ci potete dare un occhio. E andremo a fare una piccola garettina tra l'aguglia Mortimer e l'aguglia Savage. Come le monteremo queste aguglie? Beh, faremo una vera e propria gara alla pari. Perché? Perché le monteremo entrambi sulla stessa canna, con lo stesso piombo guardiano, con le stesse metrature, e così avremo un confronto abbastanza realistico. Queste sono le nostre due vitality che useremo questa sera della casa Tubertini, e proveremo appunto con la tecnica del guardiano. Solo che ci dobbiamo inventare qualcosa, perché appunto l'esca viva non ce l'abbiamo proprio, quindi abbiamo risparmiato anche di riempire la vasca e di romperci le scatole. Scartiamo questa bellissima aguglia della Savage, eccoci qua. In dotazione, come potete vedere, ci danno la testina, ci danno due corpi e la montatura per attaccare il tutto, che resta su con questi gancettini che ci ricordano molto la pesca del luccio, eccoli qua, che fanno presa sulla gomma. Abbiamo per entrambi la stessa montatura, ovviamente, solo che su questa, dopo i 10 metri del solito pre-terminale in nylon, andiamo a montare un ultimo pezzo di terminale con il quale ci attaccheremo alla nostra aguglia. Per attaccarsi
l'aguglia, prendiamo del fluor carbon del 0,40-45, tanto per i serra è più che sufficiente. Andiamo a connetterci alla nostra girella con un nodo classico per la traina, lo tagliamo sempre come di solito si tagliano i nodi, non troppo vicini al bordo, ecco qua, perché se almeno si asciuga un po' non abbiamo un problema che si scioglie. Mettiamo un metro e mezzo all'incirca di terminale, prendiamo la nostra aguglia Savage, facciamo passare per il buchino eccolo qua, che c'è qui, e esce praticamente dalla parte sotto. Rifacciamo lo stesso nodo che abbiamo fatto prima, lo facciamo su questa girella, attacchiamo il gancetto che vi dicevo prima, stile luccio, sulla gommina, eccolo qua, e questo farà da supporto per l'ancoretta. C'è montato ovviamente del cavetto d'acciaio, così che è resistente alla bocca del serra. Bene, per la seconda canna invece, questo lo mettiamo via, eccola qua, la seconda canna, utilizzeremo una montatura che abbiamo già visto su un video, ve lo linko, così non sto qui a spiegarvi tutta la montatura, potete vederla sui video che abbiamo fatto in precedenza. Adesso appunto la prepariamo e cominciamo ad andare in pesca. Bene, ora abbiamo filato le canne e mentre aspettiamo vi racconto un aneddoto. Allora, c'è stato un periodo nel quale prendevo i guardiani colorati e molte volte mi capitava di perdere tutta la montatura. Finché un bel giorno sto recuperando sto bel serra, a galla il serra salta da una parte, dall'altra parte sta saltando il guardiano a pelo dell'acqua, che aspettiamo appunto di vederlo in barca. Come ritocca l'acqua, insomma, arriva il serra, se mangia il guardiano. E insomma, abbiamo cominciato a capire che il serra mangia anche il piombo guardiano, mangia tutto quando gli capita il tiro. E quindi abbiamo cominciato a tirar fuori appunto cordini scuri e lasciato magari il guardiano grezzo oppure con colori molto scuri perché non si vedono, perché altrimenti questo si mangia anche peggio. Bene, adesso siamo nel calasole giusto e quindi attendiamo quale delle due partirà per prima per vedere chi sarà il più fruttoso dei due, se appunto l'aguglia del pizzicagnolo vicino casa che abbiamo preso in pescheria, oppure se andrà meglio l'aguglia della Savaciglia. È logico che non stiamo qui a dire che il morto sia migliore della gomma, ma oppure del vivo, ma facciamo di una necessità virtù, cioè abbiamo questo e con questo stasera peschiamo, vediamo come va a finire. Bene, siamo a Mortimer 1, aguglia Savage 0, piccolo seracchiotto, niente di esagerato, però adesso continuiamo che è l'ora giusta. Sarà un serra sul chiletto, chiletto e mezzo, e adesso continuiamo la pesca e vediamo se catturiamo anche qualcos'altro. Bene ragazzuoli, siamo 1-1, è sempre un altro seracchiotto da un chiletto, forse un po' più piccolino di quello di prima, però va bene anche questo, ci fa divertire. Ecco qui abbiamo agganciato forse il pesce più grosso della serata e abbiamo agganciato su la guglia morta, su Mortimer,
sembra un bel pesce ciccione, più grosso sicuramente dei due seracchiotti che abbiamo fatto prima. Quindi tanti acrobatici. Eccolo qua, un pesciolino più grandino, più verso i 2 kg, bello vivace. E adesso vediamo se continuiamo la nostra pesca. Adesso inneschiamo un altro Mortimer e speriamo che ci possa portare il serra gigante, magari 3 kg, sarebbe un bel traguardo. Eccolo qua, abbiamo fatto il serra del pareggio e adesso andiamo a cambiare anche aguglia perché questa è un po' rovinata. Qua il serra ce l'ha tagliata, adesso ne mettiamo un'altra e la mettiamo nuova. Bene ragazzuoli, siamo arrivati alla fine di questo video. Siamo riusciti a fare ben 4 serra, di cui 2 li abbiamo presi con Mortimer, l'aguglia congelata, e 2 li abbiamo presi con l'aguglia di gomma. Adesso sto dando una riparata alla nostra aguglia, poverina, che ha fatto un po' di guerra. Si può riparare semplicemente con l'accendino. Molti di voi mi chiedono: ma perché usare la gomma? La gomma sicuramente si taglia con il serra. Sì, ok, avete tutti ragione, perché una gomma non durerà mai in eterno con il serra. Però io sono ben disposto a sacrificare. Più o meno una statistica che abbiamo fatto è che un artificiale, un corpo di questi dura in circa 2-3 serre, quindi lì sacrifico molto volentieri i soldi di un corpo per un paio di serra, anche perché ci sono delle serate e delle giornate che neanche Mortimer è facile da trovare, e quindi questa, se vogliamo andare a pescare, è l'unica soluzione. Ora siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro video. Noi ci vediamo la prossima settimana con il consueto appuntamento del giovedì. Se avete qualche domanda, fatela qui sotto che siamo felici di rispondervi. Ci vediamo alla prossima, statemi bene, ciao!